Di nuovo insieme con le candidate del Movimento 5 Stelle. Do buongiorno a Erika Baldin, capolista della circoscrizione di Venezia. Voi siete, insomma, c'è solo una lista a sostegno Jacopo Berti, la vostra linea proprio del Movimento 5 Stelle è quella di avere sempre una lista, non più liste. Questa potrebbe essere penalizzante oppure alla fine è qualcosa che ripaga? No, secondo me è premiante, proprio perché i cittadini ci hanno dato la fiducia in quanto siamo semplici persone che si sono riconosciute in un ideale di onestà, di trasparenza, lontano dalle logiche dei partiti, e dal momento che abbiamo una quota di astensionisti molto preoccupante, io credo che molti si siano avvicinati a noi proprio per avere una speranza di miglioramento per il futuro. Nelle ultime consultazioni politiche, anche nelle europee, insomma, il Movimento 5 Stelle ha, soprattutto in provincia di Venezia, ha avuto un buon risultato. Pensate di mantenerlo oppure si sente, insomma, a livello nazionale si dice sì, 5 Stelle erano il partito di rottura, il movimento di rottura, però alla fine, al di là della protesta, poca proposta. Come risponde a questa accusa? La protesta all'inizio sicuramente una parte di protesta è emersa perché ci stava, perché la situazione in Italia e anche in Veneto è disastrosa da troppi anni, e quindi una scossa a questo paese era sicuramente doverosa e necessaria. Ma una volta entrati i nostri parlamentari si sono rimboccati le maniche, hanno cominciato a lavorare bene. Certe cose sono passate, su altre gli altri ci stanno copiando. Vogliamo dire quali? Ad esempio ho sentito parlare di reddito di cittadinanza, quindi anche da presidenti di regioni qui vicine. Non si tratta appunto di forme di assistenzialismo, ma progetti validi, quindi se gli altri ritengono che siano proposte fattibili, vuol dire che protesta in questo caso non ci sta. Senza nulla togliere alle altre province, però Venezia, vuoi che abbia la città di Venezia, sai, sede poi delle istituzioni, quali priorità ha in più rispetto ad altre città, ad altri territori veneti? Venezia è una città sommersa da un turismo di massa che non è più sostenibile. Dobbiamo cercare di riequilibrare i flussi turistici, quindi valorizzando le aree meno affollate e appetibili da questo punto di vista. Bisogna appunto mettere un freno a questi attraverso folle un ticket, attraverso come si può, non è che si proposte, può interdire l'accesso, no, alla questo città. No, però bisogna appunto pensare a un sistema volto a un riequilibrio e anche alla una diminuzione dell'affollamento che sta letteralmente affondando Venezia e la laguna. E l'idea di anche offrire delle proposte culturali, della conoscenza più dettagliate, più precise, visto che voi insomma siete degli abilissimi fruitori della rete, come la rete può dare una mano nella gestione del turismo, visto che insomma si sa che quando uno vuole organizzarsi una vacanza ormai, certo, sicuramente è la rete che trova il mezzo risposta. Per eccellenza. Esattamente, quindi come oggigiorno si potrebbe sfruttare e potenziare in una visione oculata dei flussi turistici? Diciamo che ci sono varie zone che appunto sono sottosviluppate da questo punto di vista. Bisognerebbe sicuramente andare a promuovere le peculiarità dei territori, le bellezze, perché abbiamo bellezze naturalistiche, artistiche, storiche, culturali, abbiamo un patrimonio inestimabile in Veneto e soprattutto a Venezia. Quindi la rete serve anche e soprattutto a far conoscere il territorio alle persone.
Il presidente uscente della Regione Veneto ha anticipato nel suo programma dei tagli dei costi della politica la vendita di Palazzo Balbi, una delle sedi istituzionali della Regione Veneto. La vendita di questi immobili di prestigio può essere una strada? Come valutate questo punto del programma? Una buttata elettorale? Penso che bisogna partire altrove, bisogna partire dai costi della politica, bisogna partire dalla lotta alla corruzione, che è quella che incide sul PIL nazionale e quindi di conseguenza sull'economia veneta. Noi siamo gli unici che ci siamo presi l'impegno con i cittadini di abolire i vitalizi e di ridurci lo stipendio, come già stanno facendo i nostri parlamentari a Roma. Solo in 2 anni abbiamo risparmiato per le casse dello Stato circa 11 milioni di euro che vanno appunto in quel famoso fondo per le piccole e medie imprese che vogliamo portare anche in Veneto con il taglio dei costi dei consiglieri regionali. Poi casomai se si vende o no Palazzo Balbi o serve una sede istituzionale? Lì bisognerà appunto capire se la spesa è eccessiva, se ci sono dei costi da tagliare nell'organizzazione. Io ringrazio Erika Baldini, Movimento 5 Stelle Venezia. Subito dopo la pubblicità conosceremo un altro candidato, un'altra candidata del Movimento 5 Stelle. Tra poco, grazie.